a Diva FM. Grani di sale. In studio Cristina Vidali. Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro e Cristina Vidali. Per questa nuova puntata di Grani di Sale, come prima puntata del 2019, Cristina, vero? Beh sì, dai, ci siamo un po' riposati, adesso però abbiamo ripreso un po' le energie, siamo un po' energici. Certo. Anche se sai, l'orario dalle 13 alle 14 è un po' quello della penichella, però ce la possiamo fare. No, dai, quello dell'angorino per chi non ha mangiato. Comunque sia, oggi parleremo di dati statistici che purtroppo non sono dei più invitati per quanto riguarda l'obesità. A proposito di languorino, come esatto, hai detto tu. Obesità tra i più piccoli e che non sanno, tra l'altro, molto spesso, lo dico perché è sulla cronaca locale, non sì, solo, anche nazionale, sì, non sanno fare la capriola, ma ne parliamo dopo la pausa. Certo. A tra poco. Rieccoci di nuovo per questa prima puntata della 2019 di Grani di Sale, sempre con Cristina e Gwendalina, che oggi fa tanti gesti. Non mi può vedere nessuno, quindi me lo posso permettere, dai. Ma io lo descrivo, faccio la sfia. Comunque sia, parliamo oggi, abbiamo detto, di obesità dei bambini. Sì, i dati sono abbastanza inquietanti, Gwendalina, perché ormai, cioè, a occhio, passami il termine, a occhio nudo si vede nelle scuole che i dati non sono confortanti. E una volta il bambino che aveva problemi di sovrappeso era uno su una classe generalmente, no? E quindi uno su 20-30 bambini all'interno di una classe. E già lì ti dicevi, il problema del sovrappeso è un problema importante. Adesso come adesso, il bambino magro generalmente è la mosca bianca, perché tutti i bambini tendono ad essere un po' sovrappeso e nell'ambito delle scuole generalmente all'interno di una classe tu hai la bellezza di 3-4 bambini che hanno qualche problema di sovrappeso. E con tutto ciò che ne consegue, no? Con tutto quello che ne consegue, che no, il sovrappeso in sé, cioè il bel bambino pasciuto che ci piaceva tanto le nostre nonne, che diceva mangia, amore, mangia, mangia, che diventi un bel bambino, no? Ecco, il bel bambino pasciuto non è un problema in sé, cioè non è l'estetica che a noi interessa. Il bel bambino con le belle guance rose, bello rotondetto, che fa proprio, passami il termine, fa felicità quando lo vedi mangiare, perché puoi preparargli di tutto, mangia tutto e non devi star lì a preoccuparti, mangia questo, lo mangia quello, ma questo no, quell'altro non gli piace, eccetera eccetera. È un bambino che fa piacere. Il suo problema, che è il problema di tutti coloro che hanno difficoltà di peso, compresa Chiaro. La sottoscritta. Ma no, non stiamo parlando di bambini, non stiamo parlando di adulti, dai. È un problema fisico, ma fisico proprio di star bene con noi stessi. Un bambino obeso è un bambino che fa fatica a correre con gli amici, fa fatica a muoversi, fa fatica a stare seduto al posto perché il posto è sempre stretto. Che riassunto, scusami, non gioca come si giocava una volta, in parole povere. Ma non riesce a giocare come si giocava una volta. Cioè, impensabile, perché a parte il fatto che se uno gioca, va fuori in strada, ce l'ammazzano, sì, nel senso, cioè, diciamo, perché le cose stanno così al giorno d'oggi, lo stendono, no? come si fa col ferro da stiro. Ecco, no, mettiamola, cioè, così. Mettiamo in chiaro, se fossimo in un paesino, pellestrina, no? Isoletta, dispersa, nella laguna, dove i bambini possono giocare in strada, io ti posso garantire che i problemi di obesità ce ne sono pochi. È chiaro. Okay? Di bambini che corrono avanti e indietro per l'isola ce ne sono tanti. Ci siamo? Bene. Il bambino che ha difficoltà a gestire il peso è un bambino che, uno, non ha percezione in se stesso, quindi non è in grado di ascoltare la sua necessità di mangiare o non mangiare, perché un bambino generalmente si autoregola e se non ha fame non mangia, se ha fame mangia. Il bambino che ha problemi di sovrappeso è un bambino che ha perso la comunicazione con se stesso e quindi non vive più il cibo come qualcosa che mi sfama nel momento in cui ho fame, ma è qualcosa che sfama qualcosa di diverso, la noia. La noia è la mancanza di affetto, la mancanza di attenzione, la mancanza di relazione profonda con le persone con cui dovrei creare rapporto
affettivo. Che cosa succede? Lo compenso con il cibo. E questo è il problema più grave, perché il cibo usato come compensazione è sempre cibo che non riuscirai mai a togliere, nemmeno con la dieta, perché non c'è nessuna dieta che lo sostiene. Non riesce a dire: amore, mangiamo un po' di meno, perché quel po' di meno gli mancherà come gli manca l'aria. Ma ne parliamo dopo la pausa. Sì. A tra poco. Rieccoci di nuovo, sempre con Cristina e Guendalina, per questa prima puntata del 2019 di Grani di Sale. Esatto. Stavamo parlando di dati statistici poco incoraggianti di legati all'obesità delle giovani generazioni e legate anche al movimento. Il movimento, si diceva in questo articolo, che guarda caso tanti bambini non sanno fare le capriole o capovolte in italiano. Bello. Cioè, è normale che un bambino di 6 anni, è normale, no, non è normale. Non è normale, non è normale. Però al giorno d'oggi si può dire che è normale che un bambino di 6 anni non sappia fare la capriola. Perché? Perché per fare la capriola tu devi rovesciare in un movimento rotatorio. Certo. Tutto quello che è la tua identità, insieme alla percezione che hai di te stesso, che deve rimanere ferma. Attenzione, la tua percezione di te e del mondo deve rimanere ferma, quindi costruita qua nella tua testolina, anche se tu stai facendo una rovesciata, quindi una rotazione. Sì, una rotazione, esatto, a 360 gradi. Bravissimo, una rotazione che ti porta praticamente a sentire tutto il tuo mondo e tutto te stesso che si sconvolge, no? Perché... cioè, vive uno sconvolgimento. Chiaro. Noi che le capriole facevamo ci ricordiamo bene come erano gli spatatan, no? Chiamiamoli sì, spatatan. Cosa succede? I bambini di oggi, uno, hanno una relazione con il loro corpo che è una relazione abbastanza statica. Per cui il passaggio più grande che facciamo è dalla sedia del soggiorno al divano. Ci siamo? Ecco. Fuori a giocare in giardino, poco perché c'è freddo, poco perché piove, poco perché c'è il sole, poco perché c'è troppo caldo. C'è sempre qualcosa di troppo per cui non si può stare fuori all'aperto a giocare. Allora, d'estate devono stare in casa perché ci vuole il condizionatore. Ci sono perché mille ragioni, caldo, mille no? Ragioni, insomma. Ecco, se no sudano e si prendono cosa? Cos'è che si prende un bambino d'estate quando suda? Suda, basta, butta fuori tossine e siamo tutti contenti, gli fai una bella doccia, infatti, gli passano. Però generalmente le motivazioni sono: d'estate no fuori perché suda, d'inverno no fuori perché c'è freddo, in primavera no fuori perché c'è aria, in autunno no fuori perché ci sono le foglie, cioè, perdonatemi, sto veramente banalizzando la situazione. Ma però i nostri bambini sono sempre meno fuori, sempre meno, no? Questo li porta a non correre, non giocare in maniera globale, cioè un gioco che coinvolge tutto l'organismo e permette al bambino di sentire dove sono i suoi confini. Non sentire i suoi confini non gli permette di avere quel disegno nella sua testolina di se stesso, che rimane fermo, cioè rimane integro anche nel momento in cui faccio la rotazione. Ed ecco un bambino di 6 anni che non riesce a farti la capriola. Ma la capriola, la capovolta, è sempre stata una di quelle abilità che tu dovresti avere già a 4 anni. Infatti. Quindi siamo indietro di 2. Sì, siamo, esatto. Okay? Se poi un bambino che non riesce a fare la capriola è un bambino di 8 anni, Dio mi scampi. Cioè, vuol dire che siamo indietro di molto tempo. Io, okay? Esatto, affiancando, sai, a scuola a volte affianco, no, le docenti, certo, scuola elementare, certo, no, come tecnico sportivo. Sì. E purtroppo c'era anche chi, con mia sorpresa, al di là di non saper fare la capriola, non sapeva andare in bicicletta. Sì, perché è quell'altra cosa in cui tu devi lasciare andare te stesso. Prova tu a lasciare andare te stesso se non sei sicura di te. A 10 anni, certo, a 10 anni, come a 11, come a 20. Ma se io non ho sicurezza di me e del mondo che mi circonda, perché in quel mondo non ho mai fatto un'esperienza abbastanza concreta, proprio epidermica, mi permetto di dire, certo, da poter padroneggiare il mondo, non riuscirò ad andare in bicicletta. Guendalina, quando tu vai in bicicletta, tu devi fidarti delle ruote che ti sostengono, ok? I piedi non toccano più il pavimento, ah,
ok? Tu dici quindi è proprio devo fidarmi. È quella difficoltà lì che non sono certo, stati allenati, diciamo. No, no, i bambini di oggi, sempre di più, noi alla scuola dell'infanzia continuiamo a dire la psicomotricità che facciamo fare ai bambini non è un optional, non è un optional, è un obbligo ormai. Certo. E dovrebbe essere riconosciuta come obbligo perché è l'unico momento in cui i bambini hanno per spaziare fisicamente in maniera totale. Noi spaziamo con la pausa. Certo. Tra poco. Eccoci qui di nuovo Cristina e Guendalina per questa l'ultimo step di questa puntata sì. di Grani di Sale, a parte le risate fuori onda, sì, beh, quelle ma noi ci vogliono dai. Sempre, infatti ci divertiamo anche da un lato, però a parte quello stavamo parlando di una cosa seria, stavamo parlando della psicomotricità che a scuola dell'infanzia è un obbligo e non un optional. Sì, non è più un optional, dovrebbe essere un obbligo ormai che ci... dobbiamo proprio legare al dito e ricordare anche nella scuola primaria. In che senso? I bambini fanno ginnastica nella scuola primaria, sì, ma da statuto i bambini nella scuola primaria sono seguiti da una maestra curricolare che fa fare loro un po' di esercizio, che va benissimo, santa quella maestra che poveretta, oltre a tutti i programmi che si deve studiare, deve anche organizzare la ginnastica. Però oggi non siamo stati bravi, quindi non facciamo ginnastica. La volta dopo non siamo stati tranquilli, quindi non facciamo ginnastica. La volta dopo abbiamo da fare, non facciamo in tempo a fare ginnastica. E invece no. Cioè quell'ora, quelle due ore di psicomotricità che anche nella primaria sarebbero presenti devono essere fatte, perché i nostri bambini in questo periodo, in questi anni, sono sempre più fermi. Allora, spieghiamo ai genitori che è importante che i bambini si muovano e ci trovano mille scuse. Allora, laddove i genitori ci caricano della responsabilità educativa dei loro figli, troviamo motivo per essere effettivamente educativi anche nell'ambito del corpo dei loro bambini, e quindi insegniamo ai loro bambini uno ad essere misurati nel cibo, e quindi la coccola è la coccola e la cioccolata è la cioccolata e non compenso la mancanza della coccola con la cioccolata, assolutamente no, e invece è una cosa che spesso e volentieri tendiamo a fare con i nostri bambini. La ginnastica, o meglio la psicomotricità, va fatta, e va fatta non come premio, ma va fatta come ora curricolare. Una materia normale, come le altre, come si fa la matematica, l'italiano, si fa psicomotricità perché o ginnastica, insomma. Bravissima, perché i nostri bambini ormai hanno una capacità incredibile nel muovere i pollici. Okay? Magari anche col tunnel carpale, che, perché bravissima, computer. Cioè, hanno una perfetta posizione per sostenere il tablet e usare i pollici per giocare, però non hanno più la capacità di essere in relazione con il loro corpo, quindi non, spesso volentieri mancano dello schema corporeo. Ti faccio solo quest'ultimo esempio. Tieni presente che un bambino di 5 anni, la domanda che normalmente c'è nei test delle abilità, cioè della verifica delle abilità dei 5 anni, una delle domande è se sa fare il suo corpo, cioè se sa disegnare se stesso in maniera semplice. Nessuno vuole ovviamente che mi faccia uno studio anatomico però se sa disegnare in maniera semplice il suo corpo e se sa aggiungere a quel corpo dei particolari. Particolari sono le dita delle mani, sono le ciglia, sono i capelli, no? Io in questo momento mi ritrovo a dire non sa disegnare il suo corpo, no, non aggiunge particolari, che ci sta, cioè c'è un bambino che arriva un po' prima, un bambino che arriva un po' dopo alla percezione del particolare, certo. Ma non sanno a 5 anni disegnare il loro corpo, non sanno disegnare se stessi. Questo ti dice che sono bambini che non sono in relazione con sé e quindi non saranno mai in grado di fare la capriola. In definitiva, cosa facciamo? Lo portiamo alla prossima. Sgridiamo la maestra che gli fa fare le capriole o gli insegniamo a fare le capriole? Gli insegniamo a fare le capriole sul letto della mamma e del papà. Esatto, prossima volta ne parliamo. È vero, facciamo così. Il nostro tempo purtroppo a disposizione è terminato. Auguriamo una buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici. Ciao a tutti. Ciao.